Bene, il capitano. Il capitano di questo sport sicuramente è l'immagine della squadra. È come il capitone a Natale, non può mancare. Non si può mai partire. È come il capitone a Natale. Non può mancare. Come in tutti gli sport di squadra, il capitano deve essere la figura rappresentativa del gruppo. Il capitano di sicuro è una persona che deve dare l'esempio in campo e fuori dal campo. Credo che senza offesa per nessuno di capitani che ci sono stati, che c'erano, cose, credo che diciamo quello che racchiude il concetto del capitano come lo si intendeva fino a 6-7 anni fa, Giovannelli. Per l'Italia, Per l'Italia Giovannelli, poi per le altre realtà è estremamente differente perché ha un'immagine diversa il capitano, ma per quello che noi intendiamo come capitano, il capitano dell'Italia è Giovannelli. Diciamo adesso si è molto trasformato come figura, un capitano di una squadra è una persona che può sembrare una sciocchezza, che parla inglese, francese, che discute con l'arbitro, discute con l'avversario, che fa, diciamo, si è persa un po' questa immagine romantica del capitano di una volta, anche perché quando si va in uno spogliatoio di una nazionale, se ci fosse bisogno, o di un club di alto livello, se ci fosse bisogno di una persona per caricare gli altri, perché i giocatori non sono pronti alla partita da affrontare, sarebbe estremamente difficile affrontare la partita, perché difficilmente un giocatore può essere motivato 2 minuti prima di entrare in campo. Credo che adesso il compito più importante del capitano sia gestire il gruppo, metterlo in condizione, anche in un rapporto con l'allenatore, metterlo in condizione di essere pronti per la partita. Una volta il capitano era quello che faceva il discorso romantico prima della partita, Che spronava la facciamo, squadra. diciamo, che spronava la squadra. Poi il compito più difficile per il capitano è dimostrare in campo quello che si dice fuori dal campo. Ho avuto il piacere di farlo per una volta per l'Italia, capitano. Non sono servite tante parole. Ho cercato di, perché è difficile anche per me fare il capitano, non l'avevo mai fatto, quindi ho cercato di fare il meglio possibile. Fortunatamente abbiamo vinto, non abbiamo giocato contro una grandissima squadra, però eravamo molto rimaneggiati quella partita. Infatti per questo ero capitano. Il discorso, quello che si dice prima di una partita, è frutto di un momento, è di una sensazione, di un sentimento. In quell'episodio, poi logicamente non puoi ricordare tutti gli episodi. Onestamente io personalmente discorsi degli altri non è che me ne ricordi tanto, perché sono estremamente convinto che non è un giocatore che ti possa motivare. Quando si parla di alcuni tipi di capitani, non lo sceglie nessuno. Se parliamo di un capitano come poteva essere Fabien Peluso a Toulouse, non lo sceglie nessuno, lui è il capitano. Nessuno può dire facciamo la votazione, tipo, ma che votazione? Lui era il giocatore che in campo era un leader, era un giocatore aggressivo, un giocatore che Un lottava esempio. 80 minuti, un esempio. E andando negli anni lo è sempre stato, perché la qualità di un capitano non è fare un exploit, fare una partita così. Capitano è uno che sta in campo, fa sempre il suo dovere, magari non fa prestazioni eccezionali, però almeno sul piano dell'attitudine è estremamente costante, perché le sensazioni positive in questo sport vengono dalla voglia di lottare, quindi un lottatore secondo me deve essere il capitano. Come si sceglie poi nelle altre realtà? Nelle altre realtà si fanno delle votazioni, lo sceglie l'allenatore, lo sceglie la federazione, lo sceglie. Quando non c'è una figura che unisce tutti, c'è un intervento di qualcuno che ha la possibilità di decidere, lo decide a seconda, cercando di trovare una persona che comunque sia dinamica mentalmente, veloce, che capisca le cose velocemente, che sia comunque disponibile al gioco, che abbia determinate qualità, e lo si cerca di indirizzare e di farlo crescere come capitano. Deve essere anche il termometro della squadra, il capitano. Deve sentire i pareri dei giocatori, come si sentono, al di fuori, al di là della stanchezza fisica, ma se ci sono delle migliorie, cosa si pensa? E lui le propone all'allenatore, che poi con lo staff deciderà se cambiare qualcosa o mantenere la propria linea. Vai. All'interno di un gruppo grande come quello che può essere una squadra di rugby dove ci sono 40 persone, sicuramente il capitano è un leader in campo. Fuori dal campo
hai delle personalità, magari dei giocatori che non sono capitano, ma che hanno delle personalità estremamente forti. Quindi comunque diciamo che in questo momento, a livello alto, il capitano è un mediatore, deve riuscire a tenere insieme tutto il gruppo, far sì che le cose vadano bene. Essere un leader non vuol dire lui fa quello, io faccio come lui perché lui è il capitano, non è questo. Il capitano deve essere in grado di mettermi nella condizione di dare il massimo al momento della partita e di essere sempre disponibile per il gruppo anche fuori dal campo. Oggi per fare 10 coperti, ecco, teniamo via a pigliare all'ospedale. Mi vengo a liberare.